massimo di contaminazione positiva fra tanti volontari per fare tre cose: l'inaugurazione del campo di addestramento alla protezione civile, per inaugurare il PAS, la nostra struttura convenzionata con il Dipartimento per l'assistenza sociosanitaria delle popolazioni, e poi una nuova cucina mobile, quell'altra che avevamo in questo momento a Kiev. Ritroviamo quello che è la peculiarità di Alba, quella di stare insieme, di fare le cose per bene, di volersi formare per cercare insieme alle istituzioni di rendere più bella, più sicura la nostra Ucraina. Il centro di addestramento di protezione civile ANPAS nasce per uniformare e compattare sempre di più appunto la formazione dell'unità cinofile, ma anche di tutti gli altri volontari di protezione civile che prendono parte alle operazioni di soccorso in caso di calamità, comunque in caso di scenari critici. Un ulteriore scopo è quello di centralizzare anche la certificazione dell'unità cinofile in caso di calamità, piuttosto che al miglioramento delle tecniche del soccorso. Di controllo, dove riusciamo tramite un sistema di videosorveglianza a registrare tutte quante le prove di soccorso, e a fianco abbiamo una postazione audio che riproduce suoni di disturbo per i cani, e anche per creare delle situazioni il quanto più possibile reali. È un campo che si articola in 20 postazioni. All'interno delle postazioni abbiamo previsto anche degli input sonori che permettono di riprodurre anche voci da sotto le macerie. Questo è uno studio che abbiamo condotto all'interno del campo di addestramento relativamente agli effluvi agli effluvi umani verso l'esterno. Qua si vedono i passaggi all'interno dei solai su tre piani. Abbiamo la cucina, quindi il PAS è stato realizzato grazie al contributo del Dipartimento della Protezione Civile a seguito di un'ordinanza di ripristino e potenziamento post-sisma, mentre la cucina mobile è quella in sostituzione della nostra cucina mobile che avevamo e che è stata mandata tramite la rete dei Salesiani a operare nelle scenari di guerra. Oggi sta operando vicino Kiev e sta sfornando pasti caldi.